Sono contento di essere con voi a pregare anche se a distanza. Mi fa piacere, mi incoraggia sentire che c'è tanta gente che per qualche minuto condivide con me la preghiera e accoglie la mia proposta di continuare a pregare, a ringraziare per tanti doni che riceviamo, così ordinari che non ce ne rendiamo neanche conto. Preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stasera voglio invitarvi a ringraziare e a pregare per tutti coloro che nella loro giovinezza si stanno interrogando sulla loro vocazione, su come vogliono e possono vivere la loro vita facendone un dono. E ciascuno di noi deve rispondere a questa domanda, sia quando è giovane che quando la vita impone nuove scelte. Ecco, io insieme con i vescovi della Lombardia ho scritto questo messaggio intitolato «Qualcuno bussa al tuo cuore», per invitare a pregare proprio per questo, per rispondere al Signore, accoglierlo, perché bussa alla nostra porta e forse non ce ne accorgiamo. Questo pannello, in questa tavola del Beato Angelico, qui si vede l'Annunciazione a Maria, come Maria ha accolto con trepidazione, con stupore, il saluto dell'angelo che è diventato la sua vocazione. Preghiamo dunque per tutti coloro che stanno interrogandosi sulla loro vocazione. Qualche volta si dice sono pochi, qualche volta si dice sono fragili, ma noi prima di tutto dobbiamo vedere che esistono e imparare a domandarci anche noi: ma qual è l'annuncio che ho ricevuto? Qual è la strada che posso percorrere per vivere nella gioia e continuare a invocare venga il tuo regno anche attraverso le mie scelte? Chiediamo a Maria di illuminare tutti coloro che sono in cammino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo, perché anche noi siamo disponibili a fare la volontà del Padre, che non è mai eseguire un compito, occupare un ruolo, è sempre vivere per amare. Qualunque ruolo, qualunque compito decidiamo di assumere per ispirazione dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Continuate a pregare, continuate a pensare che qualcuno bussa al tuo cuore. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.